Assessore al turismo Daniele Rembado, un fil rouge che lega le eccellenze enogastronomiche di Pietraligure, che abbiamo visto partire con la gastronomica, poi con Dolcissima Pietra e stasera con questa bella cena degli auguri dell'Associazione Ristoratori Pietresi. Sì, siamo davvero molto felici e soddisfatti, perché la gastronomica non è solo un evento, è un progetto dove dietro al progetto c'è una filosofia. Vedere che il mondo degli operatori privati sono riusciti a cogliere il messaggio che abbiamo voluto lanciare di sviluppo enogastronomica, un'occasione di sviluppo anche privato e professionale, per noi è davvero motivo di orgoglio. Dietro l'evento è nata un'associazione, quella dei ristoratori pietresi della Palmaremola, e questo è un altro bel messaggio che abbiamo voluto mandare non solo sotto l'aspetto enogastronomico ma anche sotto l'aspetto sportivo dell'outdoor. Pietraligure deve guardare al suo entroterra e vedere che sia sull'outdoor che nell'aspetto enogastronomico, quindi lo sviluppo del sud, si guarda non solo ai confini territoriali di Pietraligure, ma al nostro entroterra, quindi Pietro, Colgo, Gestemice, Magliolo, Borgia di fianco. Insomma, è motivo per noi di orgoglio ed è un'occasione di guardare il turismo in un'ottica diversa. Fino ad oggi siamo stati abituati a guardare al turismo legato esclusivamente al mare, non c'è solo il mare, bisogna guardare al mare, alla bellezza del mare, alla pulizia del mare, alle spiagge, ma bisogna destagionalizzare e puntare sull'enogastronomia per noi era una mission e credo che il messaggio che questa sera mandiamo sia un messaggio molto 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 positivo. Abbiamo, come dire, buttato, sotterrato il seme, da un seme è nato un bel prodotto, un albero che sta dando i suoi frutti. I ristoratori pietresi sono un orgoglio di tanti orgogli di Pietra, vedere che si stanno attivando in questo settore per noi è davvero molto gratificante.